Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore e due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, un uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli. Luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano rivelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quanti ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, per avvicinare agli uomini la nascita di Gesù, un monaco del deserto descrive la sua esperienza di Natale e dice così: «Ero nel convento durante l'avvento, nel deserto di Sahara, nel desiderio di vivere nella solitudine, mi sono incamminato nel deserto per pregare. Siccome sono diacono, ho portato con me un'eucaristia consacrata per poter fare adorazione. Il tempo era bello, ma mentre ero nella preghiera lontano dal convento, il tempo è peggiorato. Si preparava la tempesta. L'unico posto per nascondersi era una grotta vicino. Velocemente sono andata in grotta e mi sono nascosto. La tempesta diventava più forte e colui che ha sperimentato tempesta nel deserto sa quanto è terribile. Ho deciso di rimanere nella grotta e trascorrere il tempo nel silenzio e nella preghiera affinché il tempo si calmi. Ma all'improvviso un pastore nella grotta, tutto sudato, mi ha chiesto di aiutarlo a salvare le pecore che non sopravviveranno se rimarranno fuori. Velocemente con lui abbiamo raccolto le pecore e le abbiamo nascoste tutte in questa piccola grotta. Bagnati e stanchi ci siamo seduti. È venuto il buio. Ero nella grotta con un pastore. Lui dormiva. I suoi piedi si scaldavano da 2 agnelli, era freddo.
Le pecore hanno riempito lo spazio e si sentiva quell'odore forte. Eucaristia, Gesù, nel pezzettino di pane, era attorno il mio collo nella piccola teca, nulla mancava. È il tempo dell'Avvento e mi sono ricordato del Vangelo secondo Luca, e mentre erano lì era il tempo per partorire. E partorì il suo figlio, il primogenito, e lo mise nella campana perché per loro non c'era più posto. Ho sentito la presenza della Vergine Maria. Profondamente ho sperimentato la povertà, il freddo, la difficoltà e l'umiltà che hanno sopravvissuto Giuseppe e Maria. Ho sentito la loro presenza, la loro vicinanza. Carissimi fratelli e sorelle, questo monaco ha capito che la Santa Famiglia non ci è lontana, ma vicina, perché sanno benissimo tutte le nostre difficoltà. Personalmente, posso dire che il mio cuore non è penetrato abbastanza in questo mistero e non ho vissuto il freddo, la lotta, solitudine come loro, ma credo che tra di voi ci sono coloro che possono sentire solidarietà con la Santa Famiglia, che dopo l'annuncio dell'angelo Gabriele incontra soltanto le difficoltà di vita. Siamo nel tempo natalizio. Abbiamo celebrato San Stefano, il suo martirio, San Giovanni, che testimonia con la forza delle sue parole, e oggi celebriamo la Santa Famiglia per sentire la loro vicinanza nelle nostre famiglie, loro vita povera e l'importanza dell'unione della famiglia con Dio al centro. Il Vangelo d'oggi ci parla della presentazione di Gesù al Tempio, come Simeone lo benedice e dice le cose grandi su di lui, ma pronuncia anche a Maria, sua madre, la profezia, cioè che una spada avrebbe trafitto il suo cuore. Non le promette una vita tranquilla, di pace, ma le dice chiaro che le aspettano sofferenza e pena, e che non sarà facile per niente. E noi, osservando la Santa Famiglia, può succedere che nei nostri pensieri, nel nostro cuore, non sia presente la loro povertà, come erano rifiutati da tutti. Erano una famiglia alle margini della società. E poi appare la domanda: le nostre famiglie che vivono in povertà devono essere gelose delle famiglie ricche? I bambini che non possono permettersi la tecnologia, i vestiti cari, devono avere il complesso di inferiorità? Evidentemente no, perché è più facile sentire il destino, la vicinanza della Santa Famiglia vivendo ciò che loro hanno vissuto. Hanno vissuto nella povertà, ma credevano. Non avevano le cose, ma amavano. La mancanza delle cose materiali ci ha offerto la possibilità più grande di vedere ciò che è l'essenziale nella vita. Erano gioiosi. L'amore di Maria e di Giuseppe erano riempiti con Dio al centro. Gesù, loro esempio, dimostra alle nostre famiglie come vivere una vita piena. Dobbiamo essere sinceri. È facile sentire nelle nostre famiglie la distanza tra il marito e la moglie, la presenza di incomprensione tra i genitori e i figli, e si pone la domanda: perché è così? Abbiamo dimenticato che Dio è colui che ci lega? Abbiamo forse dimenticato che Gesù al nostro centro può dare la forza e il senso che le situazioni difficili si sopravvivono? Forse abbiamo dimenticato.
Forse proprio per questo tanti divorzi, separazioni. Forse è per questo che tanti bambini che esprimono la mancanza dell'amore dei genitori, nelle tossicodipendenze, nella disubbidienza, perché hanno fame dell'amore e della cura dei genitori. Temo che così non ce la faremo a sopravvivere. Forse sopravvivremo, ma ci sarà tanta sofferenza, disperazione, tristezza e disperazione. Se rinneghiamo Gesù nella nostra vita, dove andiamo? Andiamo su un cammino che tutta la nazione cristiana può andare in discesa perdendo la propria identità. E allora perché ci dichiariamo come cristiani? È meglio rinunciare a tutto, non andare in chiesa, smettere di battezzare i figli. Se tanto non si vede il senso in tutto questo, è meglio cercare un'altra sorgente per avere la vita familiare piena. Se non per l'altro, sarebbe più sincero. Care nostre famiglie, se ci sono tra di voi coloro, e ci sono, ai quali Santa Famiglia significa qualcosa e sentono la loro particolarità, vedono il senso nei sacramenti e sentono la Chiesa come la propria casa, allora siate coscienti che mai è tardi per un cambiamento. Permettiamo che la Santa Famiglia entri nella nostra casa. Loro non sono soltanto un esempio da imitare come una via sicura, ma molto di più. Loro possono fare influsso nella nostra vita familiare. Regina della Pace e San Giuseppe possono dare benedizione alle nostre famiglie per poter crescere fino a Gesù, perché diventi anche il nostro centro della vita, possono guidarci. E tutto ciò che ci vuole è il nostro sguardo verso di loro, la nostra preghiera, il nostro dialogo sincero del cuore. Cerchiamo di farlo. L'amore che non abbiamo ricevuto dai nostri cari, loro possono ricompensare e dare il senso del perdono nella famiglia. Abbiamo il coraggio di fare Santa Famiglia parte della nostra famiglia e capiremo cosa significa la loro benedizione. Amen.